Il discorso sulla dignità dell'uomo, Oratio de hominis dignitate, è una orazione scritta nel 1486 da Giovanni Pico della Mirandola, il celebre umanista italiano del 400, studioso di greco, latino, ebraico, siriaco, arabo nelle maggiori università d'Italia e Francia. Tale discorso dimostra la potenza dell'intelletto che mette l'essere umano al centro dell'universo. È ritenuto il manifesto del Rinascimento italiano. Giovanni nacque come figlio più giovane di Gianfrancesco I, signore di Mirandola e conte della Concordia, e sua moglie Giulia, figlia di Feltrino Boiardo, conte di Scandiano. La famiglia aveva a lungo abitato il castello di Mirandola, città che si era resa indipendente nel XIV secolo e aveva ricevuto nel 1414 dall'imperatore Sigismondo il feudo di Concordia. Quindi, pur essendo Mirandola uno stato molto piccolo, i Pico governarono come sovrani indipendenti piuttosto che come dei vassalli. Erano anche strettamente imparentati con alcune delle grandi famiglie del Rinascimento come gli Sforza, i Gonzaga, gli Este. Pico compì i suoi studi fra Bologna, Pavia, Ferrara, Padova e Firenze, mostrò grandi doti nel campo della matematica e anche nelle lingue, era particolarmente dotato e fu in grado di conoscere, di approfondire le proprie conoscenze per quanto riguarda il latino, il greco, l'ebraico, l'aramaico, l'arabo e il francese. Ebbe modo, nel corso della sua breve vita, di stringere rapporti di amicizia con alcune delle più grandi personalità dell'epoca, come Girolamo Savonarola, Marsilio Ficino, Lorenzo il Magnifico, Angelo Poliziano, Egidio da Viterbo, Girolamo Benivieni ed altri. A Firenze, diciamo importante per la sua formazione, entrò a far parte della nuova Accademia Platonica. Successivamente, nel 1484, si reca a Parigi, ospite della Sorbona, allora centro di studi di teologici di livello internazionale. Presto divenne celebre in tutta Europa e si diceva che avesse una memoria prodigiosa, fosse in grado di recitare la Divina Commedia al contrario. Nel 1486 è a Roma, dove prepara quella che sarebbe stata la sua opera più importante, cioè le 900 tesi, in vista di un congresso filosofico universale che in realtà poi non verrà mai tenuto, non si terrà mai. Subì infatti accuse di eresia, in seguito alle quali fu costretto a fuggire in Francia, dove venne anche arrestato da Filippo II presso Grenoble. E venne scarcerato. Venne liberato grazie alla assoluzione di Papa Alessandro VI, il quale vedeva di buon occhio la volontà di Pico di dimostrare la divinità di Cristo attraverso la magia e la cabala, nonché grazie al sostegno, alla protezione dei medici e di altre famiglie importanti, dei Gonzaga e degli Sforza, ed egli poté trasferirsi definitivamente a Firenze, continuando a frequentare l'Accademia di Ficino. Morì purtroppo tragicamente il 17 novembre 1494, giovane all'età di 31 anni, per un avvelenamento, mentre Firenze veniva occupata dalle truppe francesi di Carlo VIII durante la guerra d'Italia. Fu sepolto nel cimitero dei Domenicani dentro il convento di San Marco. Le sue ossa saranno rinvenute successivamente accanto a quelle di Angelo Poliziano e dell'amico Girolamo Benivieni. Uno studio, una ricerca che è stata coordinata dall'Università di Pisa con il reparto di investigazioni dell'Arma dei Carabinieri di Parma,
insieme ad altri studiosi spagnoli, britannici e tedeschi, ha confermato il fatto che Pico è stato avvelenato con l'arsenico. Il pensiero di Pico della Mirandola si riallaccia al pensiero del neoplatonico Marsilio Ficino, senza però occuparsi della polemica anti-aristotelica. Al contrario, egli cerca di riconciliare aristotelismo e platonismo in una sintesi superiore, fondendovi anche altri elementi culturali e religiosi, come per esempio la tradizione misterica di Ermete Trismegisto e della Cabala, e questo sarà il motivo per cui anche egli sarà accusato di eresia. Egli propone dunque l'ideale di una filosofia universale. Questo è il suo proposito esplicitamente dichiarato nel De Ente ed Uno. Quindi tenta di ricostruire i lineamenti di una filosofia universale che nasce appunto dalla concordia delle diverse correnti di pensiero che sono sorte sin dall'antichità. Queste correnti di pensiero accomunate da una aspirazione al divino e alla sapienza culminano nel messaggio della rivelazione cristiana. Quindi egli è un fautore di un ecumenismo filosofico oltre che religioso. Infatti egli accoglie non solo teologi cristiani ed esoterici, ma anche il sapere gnostico ed ermetico della filosofia greca, nonché il pensiero islamico e quello ebraico. Il congresso da lui organizzato a Roma era proprio stato pensato in vista di una pace filosofica che avrebbe dovuto inserirsi in questo progetto culturale di una, legato ad una concezione della verità come principio eterno, universale, al quale ogni epoca storica ha saputo attingere una misura più o meno diversa. Opera più significativa, forse più citata anche, è però la De Hominis Dignitate, questa introduzione che egli scrive apposta per questa conferenza in cui avrebbe dovuto esporre le sue 900 tesi. Al centro del suo ideale di concordia universale risalta quello che è un tema tipico del pensiero rinascimentale, cioè quello della dignità dell'uomo e della sua libertà. Pico dirà infatti, poi andremo a leggere il testo anche nella versione latina: l'uomo è l'unica creatura che non ha una natura predeterminata. Eugenio Garin, uno dei più autorevoli storici della filosofia e della cultura dell'umanesimo e del Rinascimento, scrive a proposito dell'Orazio: l'Orazio è dominata da due temi: la centralità dell'uomo nella realtà, l'intima, profonda concordia di tutte le sincere affermazioni di pensiero. Il tema più celebre è rimasto il primo, da cui l'orazione ha preso poi il titolo. La tesi picchiana è veramente notevole. Ogni realtà esistente ha una sua natura che condiziona la sua attività, per cui il cane vivrà caninamente e leoninamente il leone. L'uomo, invece, non ha una natura che lo costringa, non ha un'essenza che lo condizioni. L'uomo si fa agendo, l'uomo è padre a se stesso. L'uomo non ha che una condizione, l'assenza di condizioni, la libertà. La sua costrizione è la costrizione a essere libero, a scegliere la propria sorte, a costruirsi con le sue mani l'altare di gloria o le catene della condanna. Per Pico, la condizione umana è di non avere condizione, di essere veramente un quis, non un quid. Una causa, un atto libero. E l'uomo è tutto, perché può essere tutto: animale, pianta, pietra, ma anche angelo e figlio di Dio. Volevamo leggere un pochettino dalla Orazio, appunto De Hominis Dignitate,
alcuni brevi passaggi e prendiamo il testo latino di riferimento perché crediamo che l'orazione sia stata pensata, scritta in latino e quindi dove è possibile sia opportuno sempre prima accedere al testo latino. Sapete che la domanda da cui egli parte è la seguente, no? È un'affermazione in realtà. Magnum miraculum est homo, quindi l'uomo è un grande miracolo. Questo è attestato dal corpus hermeticum a cui lui qua fa riferimento e anche insomma dalla letteratura araba a cui lui fa riferimento nelle prime righe. Dice: ma io mi domandai spesso in qualche modo, no? Perché veramente l'uomo dovesse essere ritenuto un essere così meraviglioso, così degno di ammirazione. E dice le ragioni che venivano generalmente addotte, il fatto che l'uomo sia un internuntium, cioè una creatura intermedia, familiarem superis, no? E invece regem inferiorum, quindi familiare con le creature superiori e governatore di quelle inferiori, no? Quindi anche dice intelligenti e lumine nature interpretem, quindi capace con la propria intelligenza di comprendere la natura, quindi fino ad essere una specie di copula mundi, un imeneo, quindi una congiunzione appunto tra i mondi superiori e quelli inferiori. Dice tutto questo tuttavia non mi convinceva completamente, no? Perché non dovremmo noi qua, dice, vedete, cur enim non ipsos angelos beatissimos caeli coros magis ammiremur, perché non dovremmo noi ammirare maggiormente gli angeli e i cori angelici che sono comunque superiori agli uomini. E ecco che lui dice però, improvvisamente, io ebbi l'intuizione, compresi che cosa aveva veramente di particolare l'uomo, e ce lo dice qua quando ci propone un mito della Genesi leggermente rinnovato. Dice fondamentalmente che il padre aveva terminato la creazione, però aveva già utilizzato fondamentalmente tutti gli archetipi, tutte le forme archetipiche per creare le varie gerarchie, da quelle angeliche fino agli esseri più bassi o agli esseri inanimati, alle pietre. Desiderabat artifex esse aliquem, voleva l'artefice che ci fosse qualcuno qui tanti operis rationem perpenderet, che potesse meditare, riflettere sulla razione, cioè sulla, come dire, la razionalità, sull'intelligenza di tanta opera, di ciò che aveva creato, che potesse amare che amasse la sua bellezza e che potesse ammirarne la grandezza. E poi prosegue dicendo, andiamo avanti, verum ne tipus unde novam som effigere nec in tesauris quod novo figlio hereditarium lergiretur. Non c'era in qualche modo appunto nel tutto il mondo degli archetipi un qualcosa di particolare o di nuovo che potesse essere largito a questo figlio. Iam plena omnia sumnis medis infimisque ordinibus fuerant distributa. Tutto appunto dagli ordini più alti e più bassi era stato distribuito. Ma certamente non potevamo aspettarci che Dio rimanesse, il creatore di tanta grandezza e di tanta gloria, potesse rimanere senza delle risorse. Statuit, ecco che arriviamo adesso al punto, decise quindi statuit tandem optimus optifex ut cui dare nil proprium poterat comune esset quid privatum singulis fuerat. Cosa decise Dio? Qui ecco, diciamo, l'intuizione o la novità, se vogliamo, del pensiero di Pico, che a colui al quale nulla poteva essere dato di proprio, perché tutti, appunto, lo ripetiamo, i modelli erano stati utilizzati per creare le altre creature, volle il supremo artefice che fosse comune tutto ciò che agli altri era dato singolarmente. Igitur, dunque, hominem acepit indiscrete opus imaginis atque in mundi positum editullio sic est allocutus, quindi all'uomo. E che così si rivolse all'uomo che era stato posto nel mezzo del creato. Nec certam sedem, nec propriam facem, nec munus ullum peculiare tibi
Dedimus, o Adam, o Adamo, Dedimus, tibi, nec non ti abbiamo dato, né certam sedem, nec propriam facem, nec munus, non ti abbiamo dato un tuo, una sede, un ambiente potremmo dire, né un aspetto tuo proprio, né anche un munus, cioè un compito, oppure delle caratteristiche peculiari. Ma ut quam sedem, quam facem, quae munera optav, tu optavris, ea pro voto pro tua sententia habeas et possidias, affinché, dice, tu quella sede, quell'aspetto e quel ruolo, quel compito, quella funzione che tu sceglierai, che tu preferirai, tu possa, appunto, per tua decisione, per tua sentenza, possidias e habeas, tu le abbia e le possieda, ok? Quindi dice, definita ceteris natura intra praescriptas nobis leges coercetur, tu nullis angustis coercitus pro tuo arbitrio in cui us manu te posui tibi illam perfinies. La natura degli altri, agli altri, è stata, scritta, circoscritta all'interno di leggi prescritte da noi. Quindi la natura degli altri è definita in modo rigido dalle leggi che noi abbiamo dato. Tu invece non sei costretto, limitato, da nessun limite, nullis angustis, pro tuo arbitrio, e invece in virtù della tua libertà, del tuo libero arbitrio, in cuius manu, quindi nelle cui mani io ti posi, tu illam, tu dovrai definire per te appunto il tuo ambito, il tuo contesto, la tua funzione, eccetera eccetera. In questo noi vediamo la originalità, la grandezza del pensiero di Pico. Ecco perché si parla appunto con Pico di artifex, no? Di artefice, di uomo camaleonte, quindi in grado di mutare la forma, l'aspetto, l'ambiente, il contesto in cui vuole vivere, le sue attività, le sue operazioni. E questa, potremmo dire così, che questo tipo di intuizione picchiana noi la vediamo decisamente, no? Nella varietà degli stili e delle propensioni e delle occupazioni del genere umano. Insomma, ci sono uomini che nella vita si dedicano ai mestieri più diversi, che si lasciano come dire, conquistare o travolgere dalle passioni più varie, ecco. Quindi all'uomo è stata data un'enorme libertà, una gigantesca libertà, e questo è ciò che lo rende veramente un miracolo, una meraviglia, qualcosa di straordinario. Chiudiamo questa riflessione riportando un commento che è anche proprio di Cacciari, e se volete appunto potete andare a rivederlo, in cui Cacciari dice attenzione, perché non dobbiamo interpretare questa visione picchiana dell'uomo come in qualche modo retorica, no? Banalmente celebrazione celebrativa delle virtù dell'umano, perché invece continua Cacciari, c'è una dimensione profondamente drammatica, cioè questa libertà che viene data all'uomo, non è solo la libertà di mostrare, esibire la propria virtù, ma è anche la libertà di perdersi. È una libertà drammatica, non solo di procedere verso i gradi più alti dell'esistenza, verso le creature superiori, ma anche di degenerare in quelle inferiori. Quindi, come dire, la responsabilità è grandissima. E poggia però, come lui dice, sull'individuo, sul singolo, sull'essere umano. Quindi una visione, come dire, non rassicurante, quella che ci viene dall'umanesimo picchiano, è una visione molto attuale sulla quale sarebbe opportuno tornare a riflettere nei vostri diversi ambiti professionali, insomma nella scuola, anche per chi è insegnante. Certamente è interessante far riflettere i ragazzi su questa visione del mondo picchiana, perché questo aiuta i giovani che la colgono a maturare una prospettiva di maggiore responsabilità rispetto alle proprie decisioni e alla propria vita.